caso devi venire sempre a trovare. No. Grazie. Non hanno riflettori puntati addosso, non trovano spazio nel racconto degli eventi quotidiani, sono spesso poco considerati dalle amministrazioni pubbliche. Eppure stiamo parlando di uomini e donne di ogni età, di ogni regione, caratterizzati da una visione comune, il bene di tutti. Esistono decine, centinaia di storie virtuose che aprono il sipario su realtà a dir poco commoventi. Solo questo mi serve della macchinetta, il film, giusto? Quali prendiamo? Cosa sono questi? Cicala, questo piccolo centro della Calabria ai piedi della Sila, che pensate è diventato il primo borgo amico della demenza. Un paese che non si tira indietro davanti alla malattia, ma anzi va incontro dando il suo prezioso aiuto. Ci mandate foto lei? Quando li vediamo arrivare, per noi è una festa. Guarda, quando ti regalano un sorriso così, guardate che sorriso, no? E ti ripaga di tutto. La giornata per me già oggi è già conclusa. Basta solo avere un pochettino di affetto. Basta pensare che potrebbe essere un nostro parente. Mia nonna, per me mi ricordo mia nonna, e quindi è tutto normale, viene tutto naturale. Diciamo che sono paesi un pochettino isolati. E con loro si vede un pochettino di movimento. L'ideatrice di tutto ciò è una psicologa che non ha mai creduto nella persona affetta da Alzheimer come un individuo fragile e senza futuro. Cosa succede a Cicala? A Cicala succede una meraviglia, una magia, nel senso che le persone con le demenze vengono la mattina e quindi vanno a fare la spesa, vanno dal parrucchiere, vanno al bar, comprano il giornale. La possibilità di una normalizzazione e umanizzazione della cura per le persone con le demenze, quindi dare libertà di espressione, libertà di fare quello che vogliono e ritornare proprio a quelle che sono la loro vita quotidiana. Perché questo non accade in generale? No, in generale non accade, perché magari una persona con una diagnosi di demenza è come se entrasse in una sorta di nullità esistenziale, perché si dice che queste persone non sono più in grado di fare, che queste persone si devono spegnere, queste persone bisogna silenziarle, queste persone non possono più dire né fare nulla, e mentre invece qua a Cicala si sta sperimentando tutto il contrario. Queste persone che, voglio dire, sono in una fase anche avanzata di demenza, ci sono persone che hanno 7 anni, 10 anni di demenza, vivono la loro vita in maniera normale. Hanno avuto una buona iniziativa di aprirlo anche qua nel nostro piccolo paese, anche perché nel nostro paese ormai non c'è più niente, quindi è stata una buona iniziativa. È positiva perché insomma le persone, io ho avuto mia mamma che è malata di Alzheimer, quindi so cosa vuol dire vivere con questa malattia, e comunque in questo modo loro sono integrati con le persone, vivono la vita, insomma, la quotidianità di quello che c'è nel nostro paese. È una bellissima iniziativa per non farli sentire da soli. Un progetto che vede coinvolti i professori e studenti della sede scolastica di Cicala. Le ragazze adesso, insieme agli anziani, piantano
anche ortaggi, fiori o altro, in modo da poter aiutare il malato a poter ricordare in un secondo momento, quando verranno successivamente, a ricordare quello che hanno piantato, un po' una cura alternativa, non più medicinali, ma qualcosa di diverso. Ti sento un aiuto? Sentiamo importanti con loro, no? Ti dobbiamo aiutare. Sì, faccio con la natura. Prego? Siamo a contatto con la natura. Perché proprio la tecnologia, gli adolescenti sono allontanati dalla natura, di quello che facevano una volta i nostri nonni, quindi noi cerchiamo di riavvicinarci a questa tradizione. La sua amministrazione in che modo ha partecipato? Ha partecipato mettendo a disposizione la struttura che aveva per questi scopi sociali e quindi gli ha dato una sede, un punto di riferimento logistico da cui partire il giorno per le varie attività che si fanno all'interno del borgo, incluso l'orto che abbiamo appena visto e che quindi è stata un'esperienza ottima con i ragazzi della scuola che si sono veramente tuffati a capofitto come me probabilmente in questa bellissima esperienza. L'amministrazione è stata sostenuta in questa scelta? L'amministrazione non è stata sostenuta al momento. Che risultati avete ottenuto? Ah, bellissimo, bellissimo perché i commercianti che hanno avuto anche da parte nostra una formazione, i commercianti sono accoglienti, i nostri ospiti sono i pazienti di tutti, della gente che incontri per strada, del fruttivendolo, del parroco, cioè quando arriviamo noi qua a Cicala si aprono le porte, si aprono gli animi, si aprono gli occhi, gli entusiasmi e questo è bellissimo, anche per loro. Al centro dell'infinito si forma il...